Bentornati a Siamo Noi. Torna la nostra amata rubrica dedicata alle grandi figure femminili dello spettacolo, donne, grandi donne del teatro, del cinema, che hanno conquistato, affascinato generazioni diverse con la loro arte, con i loro successi, ma anche spesso con le loro vicende personali. E dopo Silvana Mangano, Virna Lisi, oggi un'altra bellissima, una bellezza sofisticata insieme a Malinconica, suoi segni caratteristici, quegli occhi intensi, azzurri, color lavanda, di Alida Valli ci parla. Oggi è tornato con noi Giancarlo Governi. Allora, ben arrivato. Grazie. Giancarlo Governi, che non ha di per sé bisogno di presentazioni, scrittore, giornalista, autore televisivo di tante fortunate, veramente di tanti programmi fortunati, anche una serie di monografie proprio dedicate ai grandi personaggi dello spettacolo. Con diverse frequenze in questa televisione. Ecco, quindi insomma sei di casa, diciamo. Ci tengo a dirlo perché è una televisione che mi piace. Sono molto felice, infatti sta diventando un amico di Siamo Noi, Giancarlo. Giancarlo, questa donna stupenda, Alida Valli, che noi ricordiamo, io te la voglio far ricordare partendo dal cognome che, ti confesso, io amo il cinema, però questa cosa mi era passata, cioè non la sapevo. Si chiamava Alida Maria Laura Altenburger, baronessa von Markenstein und Frauenburg, nata a Pola, dunque in Istria. La madre era una pianista, il padre un insegnante di filosofia, era nobile, apparteneva, sì, a una famiglia nobile. Von Altenburg, no? Von naturalmente è il patronimico nobiliare, certo. No? Era nobile, poi naturalmente lei deve subito trovare, siccome si sentiva italiana, era italiana, voleva lavorare nel cinema italiano, era di lingua italiana e voleva naturalmente trovarsi un nome italiano. E l'ha cambiato. Adesso ci racconti come e quando è accaduto, perché insomma non immediatamente. Sì. Perché, diccelo subito, proprio come introduzione a questa grande attrice che forse non ricordiamo mai abbastanza, era considerata la fidanzata degli italiani? Ma perché innanzitutto era quella che potremmo definire una ragazza seria, nel senso che non gli si conoscevano fidanzati, non gli si conoscevano amori, non gli si conoscevano amanti, non gli si conoscevano mariti, eccetera. Lei ci ha avuto un grande amore giovanile che poi è finito tragicamente, perché è un pilota che morì, precipitò durante la guerra, la seconda guerra mondiale. Era il 41, sui cieli della Libia. E di questo lo si seppe soltanto dopo. Lei ha cominciato, il suo primo film l'ha fatto a 15 anni. Ecco, ma raccontiamo questo primo film, che è stata una sorta, in un certo senso, di fuga, perché fuga almeno dalla vita consueta che aveva avuto condotto fino ad allora, perché è vero, Giancarlo, che lei vendette tutti i regali della Cresima più o meno a 14 anni, così, e mezzo, così, per fare racconta, un provino a Milano? Così racconta, perché lei voleva andare a Milano e vendette tutti i suoi averi, tutte le cose che aveva messo da parte, era una ragazzina, 15 anni, e per fortuna sua il provino gli andò subito bene. E che film era? Iniziò, ed era, non me lo ricordo. Ti aiuto io, perché ce l'ho scritto nelle note che tu stesso poi ci hai dato, i due serpenti. I due serpenti. Dove non fa una grande parte, però questo gli dà la possibilità. È un inizio. L'anno successivo, come ci stavi iniziando a dire, si sbarazza di quel lungo cognome nobiliare. Sì. Come ha scelto Alida Valli? Ma credo che lei ha guardato, ha aperto l'elenco, così è raccontato, ha aperto un elenco telefonico, ha fatto così, ha a trovato casaccio, Valli, proprio. Sì, sì. Veramente. Gli è piaciuto. No, perché poi tra l'altro lì c'è anche una furbizia, perché il nome deve, se, lo pseudonimo al cinema soprattutto deve essere breve. Alida Valli. Si ricorda, ha una sua bisillabe, musicalità. No? Ah. Alida, vabbè, trisillabe. Sono cinque sillabe in tutto, quindi è perfetto, ed è stata anche la sua fortuna questo nome. C'è un aneddoto che io inizio a raccontarvi, ma poi c'è uno sbocco che è un altro aneddoto ancora, e ce lo completa il nostro Giancarlo Governi. Sedusse con la sua bellezza, con la sua raffinatezza, eleganza, tanti registi che la diressero, tra cui Mario Soldati. Con Mario Soldati vinse il premio speciale intitolato al Conte Volpi a Venezia per il film Il piccolo mondo antico, che appunto la
l'omonimo adattamento cinematografico del romanzo di Fogazzaro. Mario Soldati si innamorò perdutamente di Alida Valli e a un certo punto si nascose addirittura sotto un tappeto, osservandola mentre lei ascoltava Frank Sinatra. E di Frank Sinatra ci parla adesso il nostro Giancarlo. Però siccome Mario Soldati fumava come un turco, ha continuato a fumare per parecchio, a un certo punto si sono viste queste spirali di fumo, insomma, povero Mario Soldati è stato scoperto. Sì. Ma e poi gli toccava pure ascoltare lei che rapita Frank Sinatra. Ti posso raccontare altri due aneddoti, ecco, dici, uno che mi sono stati raccontati dai due protagonisti maschili, uno Alberto Sordi, che nel feroce Saladino c'era un leone, cioè non era un leone vero, era un attore che stava dentro una pelle di leone con una testa di leone, no? E dentro a questa cosa ci si era messo Alberto Sordi. Ah, quindi c'era una certa consuetudine di attori e registi degli anni di nascondersi. Lui era un ragazzo, lui aveva un anno più di Alida, avrà avuto 17-18 anni, nel feroce Saladino, e a un certo punto lui, mentre stava, gli faceva Alida, gli parlava col suo vocione, eccetera, e lei si spaventò perché non riusciva a capire da dove venisse questa voce. E un altro invece che era il protagonista maschile di Piccolo Mondo Antico, che è Massimo Serato, che era un uomo bellissimo, un grande tombeur de femme, e lui mi raccontò che ci aveva provato tantissimo con Alida, ma Alida era una fortezza inespugnabile perché era innamorata di questo pilota che perse la vita nei cieli della Libia nel 41, aviatore. E devo dire che lei ha fatto questo film a 20 anni ed è forse il suo primo grande film, Piccolo Mondo Antico. Infatti, una parte straordinaria, veramente. Quello, e le altre sono particine carine, brillanti, tutto quello che vuoi, ma questo è veramente un film maturo per un'attrice matura, di 20 anni. E adesso stiamo vedendo anche delle immagini di questo film. Io tra poco lancerò un estratto di un'altra sua interpretazione, però c'è un'altra vicenda che ci farà, insomma, che è interessante conoscere a proposito di capacità di seduzione di questa attrice, che sul set del film Piccolo Mondo Antico c'era uno studente di medicina alle prime armi che faceva da assistente a soldati e che era Dino Risi. Dino Risi pure si innamorò di lei. Ma tutti si innamorarono. Strappò una promessa. C'è un aneddoto anche qui. No, questo non lo so, raccontano. Insomma, che si salutarono, oggi ce li scambiamo, si salutarono alla stazione, Dino Risi era convinto di avercela fatta, l'aveva pure presentata la mamma a Milano, lei gli disse ci sentiamo, si sono rivisti dopo 30 anni, quindi l'ha lasciato proprio al palo. Gli ha dato buca, come si dice. E siamo adesso agli anni 40, Alida che è giovane però comincia ad avere un successo consistente, nel 42 interpreta Stasera Niente di nuovo di Mario Mattoli. Noi ne vediamo un estratto e poi Giancarlo ci racconta ben altro. Forse te ne andrai, altre donne le carezze cercherai, ahimè. E se tornerai, trasfiorita ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli. Finché io vivo, sarà vivo in me, solo per te. Giancarlo canticchiava Ma l'amore no, che divenne in quegli anni un tormentone già nei camerini. Esatto, ma la cantano anche adesso. L'ho sentito cantare da Gigliola Cinquetti, da qualche... E lei si lancia anche come cantante, perché lei non è una cantante, non canta da cantante, canta come potrebbe cantare una ragazza normale qualsiasi della sua età, e questo forse era la cosa che la rese affascinante, unica, ecco, in un certo unica senso. Canterà tre volte il primo è questo qua, appunto, Ma l'amore no, da Stasera Niente di nuovo, poi canterà 1.000 lire al mese, altro nel film tormentone. Omonimo, Se potessi avere 1.000 lire al mese, la famosa canzone che è arrivata fino ai giorni nostri, e poi canterà Io t'ho incontrata a Napoli, nel film La vita ricomincia, ecco, quindi, questo insomma, del 1946. Tre diverse occasioni.
In questo ruolo, nel film Stasera Niente di Nuovo, diciamo, interpretava questo personaggio femminile, questa ragazza un po' trasognata. Era questo il cinema dei telefoni bianchi, sinteticamente, no? Durante gli anni del regime, poi della seconda guerra. Cosa significa telefoni bianchi? Ecco, ricordiamo al nostro pubblico che cioè, cinema questo era questo. Lo definì con telefoni bianchi un grande regista di quell'epoca, che poi ha continuato anche a... è stato regista di film di Totò, eccetera, e si chiamava Mario Mattoli. E Mario Mattoli facevano questi film che parlavano d'altro durante il fascismo, no? Quindi erano un po' d'evasione. Erano ambientati in mondi strani, tipo Ungheria, contesse, marchesi, duchesse ungheresi, che intrecciavano queste improbabili storie d'amore, così, no? E in ambienti anche improbabili, tutti bianchi, tutti che venivano ricostruiti a Cinecittà. E a un certo punto, in uno di questi film, Mario Mattoli vede che c'era un telefono che era un telefono di bachelite nero. I telefoni che si usavano quella volta, dice: ma che è sto schifo? E dice: ma sono così, i telefoni sono bianchi. E dipingetelo di bianco. E da lì divenne la definizione di un genere. Se è di un genere. Allora, in quegli anni lì, la nostra bellissima Alida Valli, tra l'altro il bianco e nero non rende giustizia a quegli occhi azzurri che aveva, e si sposa con il compositore Oscar De Meio, ne avrà due figli. Qui siamo nel dopoguerra. Però, ecco, sì, siamo già, hai ragione, negli anni del dopoguerra, quando arriva Un astro d'argento per Eugénie Grandet, siamo nel 47, sì, sempre per la regia di Soldati, ma sono anche gli anni in cui comincia l'avventura americana. Comincia con una chiamata diretta dal produttore più desiderato da tutti gli attori del mondo, il produttore di Via col vento, David Selznick. Sì, sì, certo. Che succede? E con un regista che è un certo Hitchcock. Ecco, un certo sconosciuto dal nome Hitchcock. Sì, lei farà tre film. Il miracolo delle campane, appunto il caso Paradin, il miracolo delle campane e il terzo uomo con Orson Welles, insomma mica uno scherzo. Un altro piccolo regista di modesto calibro. Ecco appunto, Gregory Peck nel caso Paradin. E questo film e questi film hanno successo, però lei si sentiva un po' incastrata all'interno del sistema hollywoodiano. È una cosa un po' che succederà anche con tutte le grandi dive, che succederà anche ad Anna Magnani. Anna Magnani riuscirà a vincere un Oscar addirittura con un film americano e ne farà tre, vedi proprio il caso questo tre che ritorna e poi lascerà, ecco. Lascerà per sempre, mentre invece anche lei, però lei pagherà una penale stratosferica, una penale perché gli americani non perdonavano. Perché rompe il contratto prima del tempo, evidentemente. E se ne torna in Italia, però insomma, l'intuizione di tornarsene in Italia, anche pagata a caro prezzo, si però questo gli fortunata. Serve anche come lancio anche in Italia, no? Che in Italia siamo un po' provinciali. Tutti parlavano quando del grande rifiuto. Questa, grande successo, grande, questa grande attrice che ha conquistato l'America, eccetera, e a un certo punto poi arriva... Luchino Visconti. Ecco, Luchino Visconti che la dirige è nel 1954 in un ruolo forse uno dei suoi più belli, è la Contessa Serpieri. E devo dire che è il suo ruolo più bello. Il suo ruolo più bello. Questo è uno dei film più importanti del cinema italiano, della storia del cinema italiano. È il primo film a colori di Luchino Visconti e questo qui è molto importante perché Luchino Visconti con la sua... pignoleria, no? Questo rigore, io direi, per voler ricostruire tutte quante le cose perfettamente, anche il colore diventa perfetto. A che cosa si ispira? Si ispira alla pittura italiana del Novecento. Quindi veramente un capolavoro di cui vogliamo donarvi un estratto di Senso di Luchino Visconti del 1954. Te ne avevo parlato del resto? No. Oh, non te ne ricordi? Non mi sei stata a sentire perché credevi che io mi vantassi. Ah, sì. Credevi che mi vantassi quando ti dicevo che una vera signora come la Contessa Serpieri si era innamorata di me. Davvero? Me l'ha detto lei che non avrebbe saputo cos'era l'amore se non fosse stato per me. Perché dici queste cose? Perché non lo sapevo che stessi.
La memorabile interpretazione di Rita Valli in questo capolavoro del cinema italiano che è Senso di Luchino Visconti forse non ottenne i riconoscimenti che avrebbe meritato anche a causa di una vicenda piuttosto torbida che l'aveva in qualche modo coinvolta. Ci riferiamo al caso proprio che fu il caso del dopoguerra in Italia, il caso di Dilma Montesi, la ragazza ritrovata morta a Torbagliarica nel 1953. Lei si volle far coinvolgere perché... E Piero Piccioni, che era un grande, che era il suo amante, che era un grande figlio del vice segretario della Democrazia Cristiana, coinvolto in questo caso perché accusato a un certo punto di Piccioni, che sarebbe stato il successore di Alcide De Gasperi. Non dimentichiamo che De Gasperi muore nel 1954, quindi il caso Montesi avviene successivamente. Lei era l'amante di Piccioni e Piccioni stava con lei a Capri, a Ischia, adesso non me lo ricordo, quando ci fu ritrovato il cadavere di questa ragazza e poi fu accusato e Piccioni non fece il nome di Alida Valli per non comprometterla. Invece per lei mandarla, si espose per amore? Lei invece si espose per amore. Andò a testimoniare, lo scagionò. Scagionò Piero, però nello stesso tempo lei si dette in pasto alla stampa, ai paparazzi, e questa cosa gli segnò la vita. Tant'è vero, guarda, lei non vuole più parlare di se stessa, poi non vuole dare più interviste, non vuole. Io mi ricordo che nel 2003 ci furono due tizi che scrissero, due giornalisti che scrissero una biografia bellissima. Una biografia non autorizzata perché lei non aveva perché più lei voluto non vuole mai parlare con prestarsi loro prestarsi all'incontro. Io mi ricordo che feci una recensione per un quotidiano di questa biografia, le telefonai e lei mi disse: non ne voglio parlare, non mi interessa niente e non lo leggerò nemmeno. Ecco, questo dà un po' l'idea di quanto aveva sofferto Rita Valli, che incontra sulla sua strada un altro grandissimo del cinema italiano, che è Michelangelo Antonioni, che la dirige nel Grido, e qui siamo nel 1957 e ve ne mostriamo un estratto. Bisogna che lo veda, deve aiutarmi anche lui, che sia in casa. No, l'ho visto uscire poco fa. Hai parlato con Aldo? Sono scappata via. Se non rimanevo, lo sposavo, facevo tutto quello che voleva. Non pensare a lui adesso. Non so se ho il diritto di pensare solo a me. Aldo mi ha sempre trattata bene. Per 7 anni. E poi non so, mi vengono tutti i dubbi. Di sbagliare ancora. Un uomo più giovane di me. Questi non sono passi che si fanno con ragionamento. L'età non conta. Quando uno è sicuro. Dentro di me sono sicura. Ma basta. Giancarlo, scena clou del Grido di Antonioni, perché qui lei insomma espone i suoi dubbi su una proposta importante di matrimonio che ha ricevuto e che rifiuterà alla sorella e che poi determinerà e innescherà il dramma, perché è una pellicola drammatica. Ma è importante questa pellicola. Sì, è molto importante anche perché Antonioni porta tutti quanti i temi del mondo borghese, che poi lui svilupperà successivamente nel suo cinema, li porta nel mondo operaio, nel mondo... E vedi che questi due, lei non ha la faccia della operaia, non ha quella sua faccia nobile, no? Praticamente dà un certo contrasto a questo ambiente. Tant'è vero che questo film, e prima naturalmente Senso di Visconti, la metteranno in vista verso tutti i grandi registi italiani, che faranno a gara a per lavorare averla con lei. Gillo Pontecorvo, sì, Pasolini, ma insomma l'elenco Orson Welles, Giuseppe Bertolucci, e Bernardo, certo, tutti e due. Sì. Io ti chiedo, proprio siamo in conclusione, questa attrice che ha avuto una carriera durata 70 anni, 100 pellicole, ha recitato anche con successo in teatro, poi però termina la sua vita nell'indigenza economica sostenuta dalla legge Bacchelli, al funerale tante persone, pochissima stampa. Non la ricordiamo neppure abbastanza. Guarda, è la prima volta che mi capita di essere invitato da qualche parte a parlare di Alida Valli. Una grande attrice. Sì, infatti sono stato io che ho proposto, perché non se ne parla mai. Sono molto di lei. Contenta. Lì,
perché non è mai stata celebrata come merita. Lei è stata una delle grandi attrici del cinema italiano, anche del teatro italiano e anche della televisione, perché poi non possiamo dimenticare gli sceneggiati che ha fatto. Tanti sceneggiati, ma insomma ha attraversato tutto il cinema. E quindi il italiano. Fatto che sia morta dimenticata, facciamo bene a ricordarla. Ecco. E non la ricorderemo mai abbastanza perché è stata una grande. Io ringrazio tantissimo Giancarlo Governi che ce l'ha voluta portare di nuovo qui al centro della scena, centro che merita. Restate con noi perché tra poco Massimiliano porterà un ospite con una storia davvero coinvolgente. Suo padre scappò da un campo di concentramento a Berlino, insomma dopo mille peripezie negli ultimi anni della seconda guerra riuscì finalmente a tornare in patria, in Italia. A tra poco. Bentornati a Siamo Noi. Il titolo del libro che la persona che ho di fronte ha scritto è di per sé avvincente, poi quando lo si legge lo diventa ancora di più. Sapete perché? Perché ripercorre una delle fasi più importanti attraverso una storia personale, una delle fasi più importanti della nostra storia contemporanea. E allora ringrazio Paolo Chiappero per essere qui con noi questo pomeriggio. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Fuga da Berlino, opera prima pubblicata per i tipi di Mondadori, il libro raccoglie le memorie di papà Giacomo durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare subito dopo l'armistizio. Perché ha deciso di mettersi sotto, perché ci è voluto 6 mesi, no, per scriverlo? Perché lo ha fatto? Beh, ci sono voluti forse 40 anni per scriverlo, perché ho dovuto un po' raccogliere, ovunque, non più che racconti, battute ed estemporanee, perché su questi argomenti poco entrava papà, ma più per raccontare ai giovani, ai figli, compresi i miei, che cosa poteva essere un'esperienza di questo tipo, poco conosciuta anche dagli italiani in generale, perché è una parte della storia nostra che è stata un po' dimenticata, quella dell'8 settembre 43, quella degli 800.000 soldati italiani che si rifiutarono di entrare nella Repubblica. Un atto coraggioso. Molto coraggioso. Tra poco ne parleremo. Io prima, non a caso, le ho fatto come domanda perché l'ho fatto, perché io ho letto nelle sue note, leggendo appunto l'abstract del libro, che lei ha scritto Fuga da Berlino in modo tale da, come dire, conoscere meglio suo padre. Lo ha conosciuto più così che dal vivo? Esatto, perché nell'affrontare la scrittura, qui la decisione è stata poi quella di passare a un romanzo e non a un memoriale, ho dovuto anche un po' entrare nella parte, quindi sostituirmi in quello che poteva essere il personaggio, quindi evidentemente nei dialoghi, nella vita quotidiana, in quello che poteva essere stata l'esperienza. Entrando dentro il personaggio, ovviamente ho scoperto delle situazioni che anche con superficialità avevo affrontato nella vita, e ho dovuto ricredermi su tante delle scelte che poi mio padre fece in vita, le ho capite molto meglio in seguito proprio all'esperienza che aveva vissuto. Io, diciamo, non sono stato fisicamente in un lager, ma per 4 mesi, tutte le mattine, ci ho vissuto. Io ho letto, fra le altre cose, questo rito del pranzo, della cena, sì, del mangiare, sì, che lei lì per lì non capiva, poi l'ha capito. L'ho capito, sì, l'ho capito, perché la vita nel lager era gestita per loro esclusivamente a un limite minimo di sussistenza, per poter lavorare nelle fabbriche militari tedesche al posto dei tedeschi che erano tutti al fronte, e ovviamente la fame era stato il primo patimento al quale erano andati incontro, oltre che le fatiche, perché lavoravano più di 12 ore al giorno. Lo racconteremo tra pochissimo. Per questo, quando si mangiava liberi, sì, il papà era, sì, un momento sacro, quasi, sacralità. Allora, lei diceva prima giustamente una storia poco conosciuta, no? Nei libri di storia, ma anche dai nostri giovani. Papà Giacomo fu tra gli 800.000 soldati che dissero di no
no alla Repubblica di Salò, no a consegnare le armi e quindi ad essere rimpatriati. E per questo venne internato. Suo padre le ha mai spiegato il perché di questa decisione? No, non me l'aveva mai spiegato. Lui si è sempre solo definito prigioniero. Credo più che altro per non ricordare quei momenti, non c'è mai entrato direttamente. Io l'ho riscoperto anche con l'aiuto di studiosi che adesso stanno approfondendo il tema. Dopo 50 anni si è un po' rielaborata, dopo 60 anni la storia, e si può leggere anche con un po' più di serenità. La comprensione poi viene effettivamente anche dalla lettura degli atti e delle situazioni formali che poi capitarono dopo l'8 settembre 43. Lui mi raccontò solo dell'umiliazione della resa, perché per un militare la resa è forse la peggiore delle umiliazioni che può subire. Lei, fra le altre cose, si chiede: ma com'è possibile che papà stesse ad Atene l'8 settembre del 1943 e a Berlino il 12 settembre, quindi appena 4 giorni dopo? Che risposta si è dato? La risposta me la sono dovuta dare dopo aver studiato effettivamente un po' che la storia. Che è successo in quei 4 giorni? In quei 4 giorni capitò che l'esercito italiano rimase allo sbando, soprattutto quello tagliato fuori dalle comunicazioni con l'Italia, quindi i Balcani, soprattutto tutta la parte jugoslava e greca. Perché si dissolse l'8 settembre 43, non si dissolse solo il fascismo in termini proprio istituzionali, ma anche l'organizzazione del Regio Esercito. Mal organizzato, abbandonato, lasciato senza ordini, ovviamente non strutturata la reazione nei confronti dei tedeschi, che invece erano già preparati all'armistizio, e quindi la maggior parte dei soldati italiani non seppero neanche dall'armistizio direttamente dai loro comandanti, ma dai tedeschi stessi, che a un certo punto, già preparati all'evento, riuscirono a incapsulare quasi 1 milione di soldati italiani e quindi a obbligarli poi alla resa, fondamentalmente. Qualcheduno, come Cefalonia, provò in autonomia a reagire, ovviamente da soli non potevano fare più di tanto, e altri invece vennero poi sottoposti poi a quello che l'8 settembre 43 poi divenne per loro una scelta di vita fondamentale. La scelta di vita di suo papà fu quella di dire no, e quindi di rifiutare la Repubblica di Salò, di non consegnare le armi. Per questo venne internato. Ci spiega dove e come si svolgevano le sue giornate? Allora, mio padre, qui gli episodi sono molto variegati, no? Quindi chi finì in campagna a lavorare nell'agricoltura, chi venne invece internato in fabbriche militari, chi addirittura nelle miniere, più sfortunati di tutti. Mio padre, diciamo, finì in una situazione particolarmente infelice, perché finì in una fabbrica di munizioni a Berlino, dopo 5 giorni di viaggio. Quindi in treno, Atene-Berlino. Atene-Berlino diretto in treno senza mai scendere, 5 giorni. E venne internato quindi in questa fabbrica di munizioni, che ovviamente all'inizio era esclusivamente un luogo di lavoro, ma divenne poi nel tempo anche oggetto dei bombardamenti degli alleati che avanzavano verso Berlino, e quindi diventò una duplice situazione di pericolosità. Al di là della vita, della quotidianità, di stenti, ricordo che quasi 60.000 internati militari non tornarono più a casa, quindi, tra l'altro, delle quali non si hanno neanche più tracce, perché sono morti sul posto di lavoro, quindi evidentemente non istituzionalizzate. E quindi divenne nel tempo sempre un luogo più pericoloso, e quindi io ho anche compreso per quale motivo poi a un certo punto quello che apparentemente sembrerebbe una follia è quello di decidere di scappare. Perché questi mesi difficili furono tanti, però sì. Dal 43 arriviamo al 45. 20 mesi, e in questi mesi difficilissimi, a un certo punto papà decide di fuggire, ma non lo fa da solo, con l'aiuto dell'amico Rino, che di professione faceva il meccanico. Che cosa succede lì?
meccanico. Io qui sono partito da quelle poche situazioni, tra l'altro sono più ricordi di infanzia, quelle situazioni che poi uno si porta dietro nella vita, e per me è sempre stato il vanto, no? Gli amici, diciamo, mio padre scappò da un lager in macchina, perché la bellezza di questa storia è proprio questa fuga veramente spericolata. Nelle varie situazioni, soprattutto verso la fine, perché io ho dedotto che dovesse essere intorno a marzo del 45 il momento nel quale dovessero, fine marzo, inizio di aprile, niente. Li portavano anche a liberare le macerie nelle strade dopo i bombardamenti, quindi un regime di semilibertà in quel momento, un po' meno controllati, ormai i russi stavano arrivando, quindi era una situazione un pochettino più semplice da gestire, e trovano questa macchina in mezzo alle macerie, una macchina che non funzionava, ma questo meccanico, che doveva essere un fenomeno, in questi termini doveva essere un bug dei motori, dice, ma con poco secondo me la mettiamo a posto. Quindi la rinascondono ogni volta sotto le macerie e pian piano un pezzo per volta, rubando da una macchina di un tedesco piuttosto da un mezzo militare, insomma la riescono a far partire. Detta così sembra facile, sì, però no, siamo in una fase assolutamente complessa della storia mondiale. Siamo a Berlino, in una terra che magari papà conosceva poco, così come lo stesso Rino, nulla. Finalmente questa macchina parte e ci si mette in moto direzione Italia, immagino. Anche su questo, di qui in avanti io sono andato a istinto, perché cosa avrebbe fatto una persona senza conoscere la geografia, senza avere, insomma, mappe, senza potersi orientare, se non il sud. Cioè io ho dedotto che avessero un tipo po' tipo bussola, no? Sì, bussola, evidentemente io sono salito in macchina come l'avrebbero fatto loro, con la prospettiva finalmente di, cioè, anche con la prospettiva di morire in una forma più dignitosa che quella che il lager avrebbe offerto sotto un bombardamento. E però anche nella scrittura del libro mi ero illuso di aver risolto i miei problemi, in realtà sono solo all'inizio dei problemi, perché la benzina dove reperisco, dove l'hanno trovata la benzina? Davvero? E la benzina, questo qualcosina me la racconta qualche mezzo militare, così, che si trovava per strada ormai danneggiato, sì, succhiandola. E il cibo un po' anche dalle persone che poi hanno intracciato, un'avventura sì, strepitosa sotto certi aspetti, un'avventura che è una tappa, il Tarvisio, no? E anche lì, sì, diciamo una tappa intermedia a Praga, prima che era un passaggio fondamentale, perché Praga, e qui ho anche un po' scoperto la geografia, se uno, seguendo i fiumi che da Berlino tagliano la Germania arrivando fino all'Elba, e non trova un ponte in piedi, cosa che era capitata effettivamente in quel periodo, cioè i tedeschi nella ritirata avevano abbattuto tutti i ponti, si arriva a Praga. A Praga c'è un passaggio fondamentale, che questo è un punto fermo delle verità che sono nel libro. Riescono a passare questo ponte che era l'unico in piedi, presidiato già dai russi, quindi tra l'altro hanno dovuto attraversare anche le linee russe. E questa bandiera russa attaccata sull'antenna era un po' questo, anche un altro dei ricordi che mio padre mi aveva trasferito. Quindi evidentemente anche un po' di sfrondatezza, ormai se la giocavano come si. Quindi hanno attaccato questa bandiera russa, probabilmente saranno passati un po' come si passa, passerebbe una vedetta piuttosto che una qualsiasi, i posti di blocco, senza forse neanche fermarsi. E arrivano a Praga, e a Praga però non c'è il ponte presidiato, quindi non riescono a passarlo, se non, qui non so se voglio togliere il gusto della lettura a qualcuno della cosa, se no tramite l'aiuto di un soldato russo. Chissà che si saranno capiti poi. Ma lì sembra con la vodka, sembra con della vodka, da quel che ricordo, quindi era stato un approccio molto, molto freddo. E quindi riescono a passare questo ponte, quindi poi oggettivamente da Praga fino a Tarvisio il viaggio è stato molto più semplice, ormai erano zone libere, non più oggetto neanche di combattimenti residui, perché ad esempio Praga era ancora assediata. Il Tarvisio è stata un'altra tappa complicata, perché lì c'erano gli jugoslavi che non ci amavano, sì, tantissimo, diciamo, no, così. No, direi proprio di no. Tra l'altro loro, al loro totale
insomma, in consapevolezza della situazione, cioè già si vedevano a casa in questa macchina che ormai era carica di tutto, scarpe, tutto quello che avevano potuto racimolare, era una macchina da migranti proprio, quindi erano ormai arrivati a casa, quando in realtà il confine di Tarvisio non era controllato, anzi non era controllato, in teoria doveva essere controllato dagli americani, ma le scorribande dei partigiani jugoslavi cercavano di riconquistare in questa fase un po' intermedia tra la fine della guerra e l'inizio del nuovo passaggio, di riconquistare anche un po' di territori da annettere alla Jugoslavia. Quindi incontrano un posto di blocco dei partigiani. E rischiano la fucilazione addirittura. Ah, lì sul momento proprio. Sì, lì non c'era, da quel che ricordo appunto era... Come insomma, se la sono cavata? E hanno barattato la macchina che... All'epoca era un po' come oggi fosse un elicottero, diciamo, una rarità che cambiava la vita a chiunque la poteva possedere, e quindi hanno barattato la macchina e tutto il contenuto in cambio del passaggio agli americani, che erano poco più in là della frontiera. E quindi in Italia come sono arrivati poi? A piedi e nudi, li hanno lasciati nudi solo col tesserino del lager per dimostrare... Capite che è un'avventura? Sì, sì. Un'avventura, però arriva finalmente il giorno... dell'arrivo in Italia, l'8 maggio del 1945. Sì. Questa data non è mai tornata quando era ragazzo, ma neanche l'anniversario papà mai. No, io l'ho trovata tra l'altro sul foglio matricolare, quindi l'ho dedotta da un atto ufficiale, che poi quanto sia... Perché papà non è parlato. Ma quando entravamo nel discorso cambiava proprio di umore, e quindi devo dire che quei ricordi... Per non ricordare... Quei ricordi non erano mai delle... E tornato in Italia mica poteva stare fermo papà, a questo punto va in Argentina. Esatto. Si va in Argentina perché? Per lavorare. Per lavorare, mio nonno già aveva avuto un'esperienza di migratore in Argentina, anche se viaggiava, cioè non si era stabilito direttamente in Argentina, però anche qui, se io non avessi compreso tutto quello che aveva fatto fino a quel giorno, dico vabbè, poteva essere un azzardo quello che poi in Argentina è andato a fare, perché mio padre partì dall'Italia come agricoltore fondamentalmente, quindi l'esperienza non era altro quella della campagna, e invece aprì una fabbrica di imbottigliamento di acque minerali. Anche su questo, evidentemente, sapendo quanto era preziosa l'acqua in un posto come il lager, rivedendolo in una situazione, in una città, un'altra come sfida. A questo punto non si è tirato indietro, iniziando con un carretto e un asinello che portava l'acqua a casa della gente, e poi è diventata un'azienda vera e propria. Sì. Suo papà torna in Italia per il funerale di sua nonna e quindi di sua madre. Sì. E per lei, adesso la dico brutta, per lei quello fu un avvenimento importante, perché proprio per questo, sì, ritorno in Italia conosce sua mamma, esatto, Caterina, che ha 10 anni in meno di mio padre, che quando mio padre partì militare aveva 11 anni, e quindi non, anche se erano dello stesso paese, non si erano potuti incrociare, perché tra l'altro segnalo che mio padre partì militare nel 38, tornò a casa nel 45, quindi stiamo parlando di 7 anni fuori di casa, e quindi incontra mia madre, e ovviamente ha dovuto condividere la cittadinanza, perché ormai era cittadino argentino e la sua attività lavorativa era in Argentina, con gli affetti che invece erano in Italia. A questo punto 6 mesi in Italia e 6 mesi in Argentina. E per fortuna che c'era mamma Caterina, che ha cresciuto 3 figli. Sì, 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 assolutamente. Un ruolo fondamentale. Sì, un'altra azione di eroismo come quella di mio padre. Sì, sì. Senta, noi chiudiamo queste interviste chiedendo ai nostri ospiti, riprendendo le parole di Papa Francesco, no? A chi oggi si sentono di dire grazie e a chi di chiedere scusa. Dunque, grazie, e forse dovremmo estenderlo tutti noi, agli internati militari italiani, perché 800.000 italiani hanno passato 20 mesi nei lager per non venire a combattere di fianco ai tedeschi in Italia contro altri italiani. Quindi è un grazie che dovremmo tutti a queste persone. Un grazie collettivo.
le scuse le devo a mio padre, oggettivamente, che non avevo assolutamente compreso che cosa potesse aver vissuto, e la sua grossa capacità è stata quella di non avercela in qualche modo fatta cadere addosso come una situazione da... come una negatività, cioè lui ha avuto questa capacità di tenerci fuori da queste situazioni. E per fortuna nella vita c'è sempre tempo, no? Sì, assolutamente. Per rimediare. Assolutamente, spero di averlo fatto nel modo giusto. Grazie a Paolo Chiappero. Grazie. Fuga da Berlino, edito da Mondadori. Come avete capito, un libro tutto da leggere, tutto perché ogni pagina è una scoperta. Noi adesso andiamo in pubblicità, subito dopo toccherà lo spazio religioso. Pochi minuti e di nuovo qui in diretta. Bentornati, e siamo noi in attesa di recitare la coroncina, la Divina Misericordia. Torna questo nostro spazio dedicato alle più belle preghiere di intercessione che rivolgiamo ai santi, alle sante che sentiamo più vicini a noi. E oggi vogliamo approfondire una gran bella preghiera di intercessione, è rivolta ad una santa che viene definita la santa dei casi impossibili. È una santa conosciuta, amata in tutto il mondo, è Santa Rita da Cascia. E ne parleremo con gli ospiti che sono già qui con me. Un benvenuto, un bentornato, anzi a padre Vittorino Grossi. Bentornato, sacerdote dell'Ordine di Sant'Agostino, direttore della rivista bimestrale Dalle api e le rose, così tra un po' ricorderemo anche che cosa c'entrano le api e le rose con la santa, è la rivista appunto del monastero di Santa Rita da Cascia. E ben arrivata Veronica Cotesta, che è una mamma che tra pochissimo ci racconterà il suo personalissimo, speciale incontro con Santa Rita, la santa dei casi impossibili. Padre Vittorino, io parto da lei perché questa santa nasce alla fine del 1300, il suo nome era Margherita. Possiamo dire che fin dai primi attimi, i primi mesi, i primi anni di vita si rivela subito una bambina speciale, tanto che le viene attribuito praticamente subito un miracolo. Cosa accadde? Beh, si parla un po' del miracolo delle api, che lei quando era bambina, le api sono andate attorno sulla culletta e non le hanno fatto niente. A Cascia ancora ci sono delle api che non hanno, insomma, veleno negativo, punciglione, ancora si possono vedere nel cortile del monastero. Uno sciame di api che si diresse verso la bimba. Questo è stato già dall'antichità sempre segno di essere protetti da Dio, dalla divinità, per cui si racconta anche di grandi uomini dell'antichità, nel mondo cristiano per esempio anche di Sant'Ambrogio, che fu vescovo di Milano e battezzò Sant'Agostino. Per cui ecco, questa bambina, no, la si è vista subito che Dio aveva posto uno sguardo speciale su questa creatura per aiutare tutti gli altri che hanno difficoltà, ecco. E Margherita, che ancora non era Santa Rita da Cascia, a sua volta aveva lo sguardo rivolto al cielo, avrebbe voluto dedicare la sua vita interamente al Signore e consacrarsi, non le fu possibile perché la famiglia la voleva maritare. Pensa, tutte le famiglie vogliono un pochino assicurare che poi i figli e la figlia si sposi, abbia i suoi figli e via dicendo. Quindi, in qualche modo, però è interessante questo, come lei è stata fedele all'ascolto del padre e della madre, si è anche sposata. Ebbe due figli, fu madre di due figli. Ebbe due figli. E naturalmente questi due figli costituirono la gioia sia sua sia del marito. Poi sappiamo che il marito molto facilmente era entrato in una cosca, forse una cosca politica, e se ne è voluto tirare fuori. Ma quella era un'epoca di lotte fratricide tra fazioni, tra famiglie. E non glielo hanno perdonato gli altri e di notte sono andati lì e lo uccisero. E l'hanno chiamato e è venuto fuori. Si può vedere da Cascia a Rocca Porrena, a metà strada c'è il mulino, sono i ruderi. Praticamente quando si è sposata, i genitori del marito le hanno dato come esercizio per vivere, diciamo, questo mulino. Quindi lei ha visto certamente chi l'ha chiamato di notte, il marito, e
E lo ha ucciso, quindi lei conosceva gli assassini del marito. Ora ci ritorniamo, il marito che si chiamava Paolo Di Ferdinando Mancini. Tra poco voglio sentire anche la testimonianza qui della nostra mamma di Veronica, però vorrei chiederle un primo giudizio sintetico, ma perché questa santa è così tanto amata? Beh, è tanto amata un po' perché ha attraversato tante fasi della vita che sono soprattutto legate alle vite di una donna, il sogno di sposarsi, di fidanzarsi, lei non l'ha avuto, poi comunque il matrimonio poi l'ha avuto, ha voluto ancora, è diventata madre, poi ha perso questi suoi figli, è voluto entrare in convento come aveva sempre desiderato. Ora, questa donna che in tutte queste fasi della vita noi troviamo chi la sosteneva era un dialogo con Gesù Cristo che allora era molto pubblicizzato presso la gente, cioè la vita di Gesù che a un certo punto diventa vita tua. Gesù ha perdonato, Gesù è stato amorevole. E lei ne ha fatto di questa gioia, di questa misericordia. Si è fermato vicino ad ogni difficoltà, al cieco, allo zoppo, a una madre che aveva perso il figlio. E questa donna ha assimilato tutta questa bontà del figlio di Dio. Ecco, restituendola. Veronica, lei di questo amore per la Santa, Santa Rita da Cascia, è un po' una testimonianza vivente, diciamola così. Qual è stata la prima volta, lei è la mamma della piccola Ginevra, che oggi ha 15 mesi e tra poco ci racconterà di Ginevra. Sì. Ma adesso le chiedo, la prima volta che lei ha sentito parlare in maniera, insomma, coinvolgente di questa Santa, di Santa Rita da Cascia? Allora, premetto che io da piccola sono stata a Cascia con i miei genitori, ma avevo un ricordo vago e molto lontano. Ho sentito una prima testimonianza dalla mia cara amica Angela, che nell'agosto 2016, ad una cena, dove abbiamo appreso tutte e due la notizia di essere in gravidanza allo stesso tempo, lei mi ha raccontato della sua prima gravidanza, dove la sua prima bambina è nata molto prematura, quindi con gravi problemi, la situazione era veramente delicata, e lei mi ha parlato con molta serenità, dicendomi che lei era convinta che sua figlia si sarebbe salvata e che sarebbe andato tutto bene per la Madonna, ma in special modo, perché lei aveva affidato tutte le sue preghiere alla Madonna, ma in special modo a Santa Rita, perché lei il giorno prima di un intervento a sua figlia aveva affidato le sue preghiere a Santa Rita, e il giorno dopo la bambina, i medici le hanno detto che era, diciamo, fuori pericolo. Senta Veronica, lei che a sua volta aspettava un bimbo, sì, la prima gravidanza purtroppo, sì, non è andata a buon fine, no, che cosa ha pensato di fronte a questo racconto? Quando lei mi ha parlato di questa cosa, poi io sono andata, diciamo, in vacanza con il mio compagno, e nel viaggio ho riletto la vita di Santa Rita, le preghiere a Santa Rita, quindi durante il viaggio ho chiesto al mio compagno di accompagnarmi con la bambina a Cascia una volta nata la bambina. Quello era il mio desiderio, perché comunque avendo avuto una prima gravidanza andata male, la seconda era iniziata a gemellare e l'avevo persa, volevo affidare Ginevra ad una santa e soprattutto sapendo che lei aveva ascoltato le preghiere di un'altra mamma. Con questa fiducia l'ha voluto fare. Sì. E tra poco ci racconterà che cosa è accaduto, da, sì, questo, che cosa è scaturito da questo affidamento. Padre Vittorino, abbiamo detto che Santa Rita da Cascia si misurò con l'uccisione del marito. Decise il perdono, non voleva che sangue alimentasse sangue, che vendetta si aggiungesse a vendetta. Anche i suoi figli furono uccisi, figli che stavano imboccando anche una brutta strada. E sai, i figli va da sé che volevano vendicare il padre. Ha capito subito che innescare questo processo nei figli sarebbe stata la morte anche dei figli, perché dell'anima proprio, no, dell'anima, di tutto, no? Per cui lei le ha protetti come ha potuto, li ha incoraggiati a perdonare questo fatto, a non entrare in un circuito di famiglia che si devono vendicare l'uno dell'altro, e ha pregato, dice: Signore, aiutali tu, prendeteli tu. Sappiamo che vicino la sua casa vedovile, lì quando si va a Roccaporrena, c'era il lazzaretto. I bambini facilmente sono morti di peste. Ecco. Ecco, e lei ha avuto anche questo dolore
con cui si è dovuta misurare la perdita dei tuoi figli. E poi è rimasta sola, finalmente coronò il sogno di donare la sua vita al Signore. Veronica, lei ce lo stava dicendo, io sono la mamma di Ginevra che peraltro si chiama Ginevra Rita, e questo già la dice lunga. Durante la gravidanza, era un parto gemellare, l'altro bimbo purtroppo l'ha perduto, sono evidenziati dei problemi subito. Alla morfologica. Quali? Alla morfologica mi hanno diagnosticato la doppia uscita del ventricolo destro della bambina, ovvero che tutte e due le arterie uscivano dal ventricolo destro, che il ventricolo sinistro era più piccolo, che aveva l'arco aortico ristretto. Quindi gravi malformazioni cardiache. Mia figlia doveva subire degli interventi, quindi doveva essere operata aperta, proprio un'operazione a cuore aperto. E quindi ho appreso da subito che sarebbe stato un periodo molto difficile. Disperazione profonda per lei, che ne va passate di tutti i colori fino a quel momento. Sì, quindi io, avendo appreso la notizia, ho chiesto al mio compagno di andare prima a Santa Rita. Era ottobre 2016. Sì. Che cosa è successo lì? Voi siete andati al santuario proprio di Santa Rita? Basilica. Alla Basilica. Io ho appreso, diciamo, la notizia, l'avevo presa malissimo, quindi piangevo moltissimo, non riuscivo a darmi una spiegazione, cioè preferivo che questa cosa fosse accaduta a me piuttosto che a mia figlia. E il primo ottobre siamo andati con il mio compagno a Santa Rita, nella Basilica, siamo entrati. Abbiamo visto le reliquie di Santa Rita, abbiamo pregato, ci siamo confessati e abbiamo assistito alla messa. La cosa bella è stata la confessione, che fino adesso è stata la confessione più bella della mia vita. Io ho aperto le mie perplessità, il mio cuore a questo frate, e questo frate mi ha indirizzato, abbiamo fatto un colloquio bellissimo, lui mi ha rasserenato e mi ha anche suggerito delle preghiere alle quali io affidare la mia bambina. E quindi io sono uscita da lì, che dopo 10 giorni di pianto ininterrotto, io non ho più pianto fino alla nascita di mia figlia. Quali preghiere hai affidato alla Santa? Lui mi ha suggerito di pregare uno dei misteri gaudiosi, la nascita di Gesù a Betlemme, e poi tutte le preghiere a Santa Rita, la dolce mamma in attesa, tutte le varie preghiere di Santa Rita. È davvero bello quello che ci racconta, e io la ringrazio per questo. E dunque, quale momento migliore per farvi ascoltare una delle preghiere, anche qui più popolari, più diffuse, ma anche più belle, rivolte a Santa Rita da Cascia. La lettura l'abbiamo affidata alla devota Alessandra Paoloni, l'ha letta per noi all'interno della Basilica di Santa Rita da Cascia. Dunque siamo in provincia di Perugia e adesso ascolteremo la preghiera grazie al nostro Giorgio Brancia. O Santa Rita, modello della vita di famiglia e della vita consacrata, io ricorro alla tua intercessione in questi momenti difficili della mia vita. Tu sai che spesso la tristezza mi opprime perché non so trovare la via d'uscita in tante situazioni dolorose. Ottienimi dal Signore le grazie di cui ho bisogno, e specialmente la serena fiducia in Dio e la calma interiore. Fa che io possa imitare la tua dolce mitezza, la tua forza nelle prove e la tua eroica carità. Fa che le mie sofferenze possano giovare a tutti i miei cari e che tutti ottengano salvezza eterna, con la benedizione del Signore, della Beata Vergine Maria e tua Santa Rita. Amen. Veronica Ginevra è nata il 19 gennaio del 2017 ed è nata santa, una guarigione proprio inspiegabile per i medici, che insomma avevano visto tutte le analisi. Che cosa le hanno detto i medici? I medici, dopo 2 giorni dalla nascita, mi hanno detto che era un cuore che si era curato da solo, perché il patch che avrebbe dovuto mettere il cardiochirurgo l'aveva fatto il cuore di Ginevra. Lei che cosa ha pensato? Cosa ha provato? A parte la gioia, ho pensato che avevo affidato mia figlia alle preghiere e Santa Rita aveva ascoltato le preghiere per mia figlia. Perché in realtà tante persone hanno pregato per mia figlia. E la preghiera è quello che
mi ha reso serena in tutta la gravidanza, perché io ho affidato mia figlia alle preghiere di tante persone che credevano e a Santa Rita. Lei è tornata naturalmente alla Basilica? Io sono tornata il 25 aprile per una gita, ovvero per portare mia figlia a Santa Rita. E quando siamo arrivati lì, mia figlia non è una bambina che piange, strilla. Quando siamo arrivati lì è uscita la suora, l'ha toccata con il basso di Santa Rita e mia figlia ha urlato. E la suora ha detto: Ginevra, fatti sentire a Santa Rita. È bellissimo questa cosa, scusate. E poi io sono tornata a Cascia con il mio compagno per organizzare il battesimo, perché io ho chiesto al rettore di Cascia, che ringrazio, tutta la struttura di Cascia, perché mi hanno permesso di battezzare mia figlia lì. Quindi noi siamo partiti con un pullman con la mia famiglia il giorno di Sant'Agostino e abbiamo battezzato mia figlia a Cascia. Tant'è che lei in mano a quelle bomboniere. Sì, perché io ha deciso di portarci. Sì, perché per me il battesimo era la cosa più bella, perché era offrire mia figlia al Signore, quindi farle iniziare questo, diciamo, percorso cattolico. E quindi io, come bomboniera, ho fatto le corone di Santa Rita, le ho prese a Cascia, le abbiamo fatte noi, e questa è stata la bomboniera per il battesimo di mia figlia. Chissà quante cose belle le racconterà della santa che protegge, sì, sua figlia, la piccola Ginevra, man mano che cresce. Padre Vittorino, è bellissima questa testimonianza. È una testimonianza bellissima proprio. Vedo lì che il rettore della Basilica solleva di Santa Rita, che alza la piccola Ginevra, padre Bernardino. Senta, padre Vittorino, la santa è morta all'età di 76 anni, quindi ha avuto veramente tempo per operare, per pregare con le consorelle. Era il 22 maggio del 1457. A suo giudizio oggi, qual è l'insegnamento maggiore che Santa Rita ci consegna ogni giorno? Lei aveva ricevuto, diciamo, dalla famiglia, che il papà era uno che metteva pace tra le persone, quindi ha imparato a mettere pace, a creare ponti nella vita. In più, la religiosità del tempo aveva la religiosità popolare, che praticamente erano processioni. A Cascia ancora si fa la processione del Venerdì Santo, e come si faceva ai tempi di Santa Rita, e rievocavano l'umanità di Cristo. Ecco che loro avevano un dialogo con questa vita di Gesù. Quando è andata in monastero, nel monastero si prega, dice: ma che prega? Pregano quello che si chiama la liturgia delle ore, che è fatto praticamente dei salmi. Ora, questi salmi non sono altro che degli inni rivolti a Dio dal profeta, cioè appartengono, si dice, alla letteratura profetica. Il profeta canta la fedeltà di Dio verso di lui, che si sente tanto solo nella vita, perché tutti lo contraddiscono, ma Dio è sempre dalla sua parte, dice: il tuo amore mi sostiene e mi fa crescere ogni giorno. E ora, da questa fedeltà di Dio, il profeta imparava la fedeltà al popolo, anche nelle difficoltà di dialogare con il popolo. Ecco che allora Santa Rita in monastero ha imparato dalla preghiera della Chiesa, il breviario, ecco, la liturgia delle ore, il canto dei salmi, la liturgia dei salmi, la fedeltà alla vita. Bellissimo. E io penso che questo è il messaggio più grande che ci ha lasciato. Dalla preghiera, che non è altro, quando preghi uno e ti rivolge a uno, in genere uno dice che si mette in ginocchio, ma il Dio ci abbraccia. È un abbraccio. Da questo abbraccio di Dio, per dirti: io sono sempre con te, ti sono fedele. Lei lo ha sentito tutta la vita e lo ha trasmesso e lo ha realizzato verso quelli che gli avevano assassinato il marito, verso qualcuno che aveva in difficoltà, verso tutti quelli che la circondavano. E questo lo lascia a noi, questo messaggio: la fedeltà alla vita di famiglia, alla vita matrimoniale, ai figli. Grazie padre Vittorino Grossi, che ci ha ricordato tutto questo, e grazie per la toccante, coinvolgente testimonianza di Veronica Coteste. Auguri per la piccolina, per Ginevra e Rita, che è stata battezzata. Grazie davvero.
Adesso restate con noi, perché subito dopo la recita della Coroncina alla Divina Misericordia torniamo in studio per domandarci, insomma, ancora una volta, ma che paese è il nostro, e per chiederci se la presenza di impianti industriali, di discariche molto ravvicinate alle nostre città rappresenti o meno un pericolo per la nostra salute, e se pericolo è, di che pericolo si tratta. A tra poco. Una fabbrica, un deposito, un centro di raccolta rifiuti realizzati vicino a casa. Qualcuno di voi vive una situazione di questo genere? Punto di domanda. In questi casi la paura naturalmente è che ci siano rischi per la salute, e la domanda, altro punto interrogativo, è sempre la stessa. Ma noi cittadini, come possiamo tutelarci? Eh sì, Massimiliano, cercheremo oggi di dare una risposta a queste domande, ci proveremo, probabilmente formuleremo ancora altre domande, però vogliamo partire subito da un concretissimo caso, che è quello della città di Genova. Genova, un grande, attivissimo porto, ma anche un luogo dove sono moltissimi impianti industriali. Convivere con aziende che sono potenzialmente pericolose significa non avere sempre l'ansia che succeda qualcosa. Qui sotto si può vedere bene il porto di petrolio di Multedo, serve il nord Italia e anche parte, diciamo, delle raffinerie tedesche. È un porto dove arrivano le petroliere, petrolio greggio, particolarmente fetido dal punto di vista ambientale. In più vengono, diciamo, attaccano anche delle navi petrolchimiche, cioè che portano prodotti già trattati, metanolo, etanolo e quant'altro, che vengono immagazzinati nelle due aziende situate all'interno del tessuto urbano. I pericoli sono l'esplosione, quindi l'incidente rilevante, poi c'è il pericolo proprio dell'inquinamento, cioè le emissioni. Al di là dell'aspetto sgradevole di sentire delle puzze, c'è, come dire, un'esperienza di molti parenti, che insomma di molte persone che si conoscono, che hanno contratto delle malattie. Quindi una situazione, come dire, di concentrazione di diverse criticità, ecco. Cioè tendono a stabilire se un'azienda rispetta i limiti di legge, ma non si pongono il problema del fatto che l'azienda sta in un territorio dove ce ne stanno altre e che c'è il rischio di questo effetto domino. Vivo praticamente a 20-30 metri da un deposito di idrocarburi. In caso di incendio, di emissioni di polveri o di nubi gassose, eccetera, ci dicono di stare in casa. Anche per questa cosa abbiamo chiesto che venissero verificate allora le case che stanno vicino a questo deposito. Questi ce l'hanno dati quelli della Protezione Civile del Comune di Genova, proprio per il fatto di avere queste aziende a rischio incidente rilevante e che sono però attualmente ancora in elaborazione. Proprio per questo abbiamo anche sostenuto una petizione che stiamo portando avanti, perché si possa appunto raggruppare tutta una serie di normative che esistono e che devono essere applicate, perché già applicare queste normative significa cominciare a tutelare i cittadini e l'ambiente. Abbiamo chiesto che si facciano delle analisi dello stato di salute dei cittadini. I dati epidemiologici dicono che in questi quartieri, nei quartieri del Ponente, della Valpolcevera, si muore addirittura di più rispetto ad altri quartieri di Genova. Non è possibile mettere in contrapposizione ancora il lavoro con la tutela della salute e dell'ambiente, perché sarebbe una cosa assurda, soprattutto poi in un momento di crisi come questa. Significa proprio mettere in contrapposizione le stesse persone che vivono nei territori, magari ci lavorano anche, non si può scegliere tra salute e lavoro assolutamente. Una situazione complessa, Gabriella. Allora rientriamo in studio, presentiamo i nostri ospiti, a partire da Patrizia Gentilini, medico dell'ISDE, che ci aiuterà a capire quali sono i rischi per la salute, in particolare chi paga il tributo più pesante, penso ad esempio alle persone anziane. Grazie di essere con noi questo pomeriggio. Ma guarda chi c'è, guarda chi c'è, Michele La Ginestra, che domani sera ritroverete qui su TV 2000 con il suo
programma del secolo, ma che ringraziamo per essere qui con noi, perché parlerà con noi di cose che insomma riguardano un po' tutti. Tu poi sei padre, caro Michele, capisci insomma la preoccupazione di una famiglia davanti ad una situazione di questo genere, soprattutto quando si parla di salute, no? È comprensibile. Immagino le difficoltà di queste persone che devono convivere in una situazione che è gravosa per loro, ma soprattutto in prospettiva per i figli, cioè la preoccupazione di qualsiasi genitore è quello di proteggerli. E il problema che oggi affronteremo, secondo me, va un po' sviluppato anche dal punto di vista educativo. Purtroppo, per quanto se ne parli, non basta, cioè dobbiamo educare l'umanità, i giovani soprattutto, al rispetto dell'ambiente, che è una problematica che sembra superficiale, invece no. È importantissima da affrontare. Anche perché spetterà a loro e a loro dobbiamo consegnare. Benvenuti a tre pensionati che so essere agguerritissimi, grazie a Letizia Roccasecca, Vincenzo Petitti, Mimmo De Carolis. Caro Michele, sono delle forza della natura queste tre persone. Lo scoprirai. Scoprire. Grazie ad Andrea Masullo, direttore scientifico di Green Accord. Grazie. È collegato con noi da Milano. Voglio salutare il collega Marco Menduni della Stampa. Ben arrivato. Sì, firmato per noi secolo XIX, mi dicono c'è un errore, mi perdoni, nei nostri copioni, che ha firmato, siamo giornali fratelli ed è stata pubblicata su entrambi, quindi un errore perdonabile, diciamo, possiamo perdonare. Quello che conta è quello che lei ha rilevato con un'inchiesta, anzi ti do del tu, tra colleghi hai un'inchiesta molto dettagliata, molto precisa sugli impianti più pericolosi, che rappresentano un maggior rischio per la nostra salute, dal sud fino al nord, da Taranto fino a Venezia, passando per Ravenna, Livorno, ma insomma tra poco ci dirai. Ben arrivato. Bene, allora, grazie. Prima commentavamo con Michele, no Gabriella, commentavamo il servizio da Genova. Io però, il tema è delicato. Sì, il tema è delicato e tu gli hai già chiesto quanto apprensione gli suscita. Io invece vorrei chiederti di commentare quello che ha detto a un certo punto la signora lì, quando ha detto insomma qui a Genova ci dobbiamo porre questa questione, ma non è accettabile ancora impostarla sul ricatto, o il lavoro, o scegli il lavoro, o scegli la salute. Quella è la frase che mi ha fatto riflettere di più, perché nel momento in cui tutti abbiamo bisogno di lavorare, noi dobbiamo far chiudere una fabbrica perché inquina. Allora dici, ma dove sta il bene? Beh, il bene mi sembra evidente, che non deve esserci soltanto un interesse da parte dell'imprenditore e deve rispettare l'ambiente, le persone che lavorano all'interno della fabbrica, come dobbiamo rispettare anche il lavoro di queste persone che potrebbero perderlo qualora la fabbrica chiudesse. È un problema che io personalmente non so risolvere, io non ho una soluzione. Quando la signora ha detto quella frase mi sono domandato, ma dov'è la chiave di volta? Cioè, forse incominciare a costruire delle fabbriche per il futuro, ma stiamo parlando del futuro, questo sicuramente, ma intanto per il presente rimettiamo al centro la questione, perché poi Taranto, che tra l'altro sta vivendo il travagliato passaggio di proprietà, infatti quello stavo pensando, avvenire, proprio, insomma ancora là è ancora la là. Questione leggendo un po' i materiali e affrontando, no, questa puntata, la domanda che mi sono posto è: ma non è dottoressa Gentilini che siamo noi che esageriamo in tutto questo? No, i cittadini non esagerano dal nostro punto di vista come medici, in particolare di medici per l'ambiente, non possiamo certo dire che sono i cittadini ad esagerare, e ci sono purtroppo dati epidemiologici che ci dicono che vicino a impianti inquinanti, ricordo lo studio Sentieri, impianti inquinanti dalle discariche, gli inceneritori, impianti petrolchimici, eccetera, anche in assenza di incidenti rilevanti, ci si ammala e si muore di più. Per cui questo è un dato di fatto, abbiamo dei record purtroppo molto tristi da questo punto di vista, perché si parlava dell'infanzia, sono soprattutto i bambini, sono le esposizioni in utero delle mamme che sono in attesa alle sostanze tossiche inquinanti, che poi portano dei danni sia sulla salute riproduttiva, sulla vita, insomma, aumento dell'abortività, aumento delle malformazioni. Ne parleremo tra poco in maniera più approfondita. Comunque lei ci ha già detto, sono dati incontrovertibili. Sì, assolutamente.
Andrea, io pensavo tra l'altro mentre parlava la dottoressa che gran parte di questi impianti, cioè alcuni, non so se sono la maggioranza, ma molti sorgono in zone proprio di bellezza incontaminata, per cui vivi pure questo contrasto, insomma, non te l'aspetti la minaccia lì. E non dobbiamo neanche dimenticare quello che è successo in Italia 42 anni fa, avvenne quella tragedia, disastro che è stato Seveso, che vogliamo ricordare, che, insomma, sicuramente tu ricorderai perché sono stati giorni terribili, ma vogliamo ricordare anche al nostro pubblico più giovane che cosa è accaduto? Abbiamo tanti brutti esempi, Seveso è uno, è quello che ha fatto storia, abbiamo l'amianto, abbiamo la Valle del Sacco, abbiamo tante cose che ci fanno riflettere e ci fanno capire che spesso non è un errore del sistema, è il prodotto di questo sistema. Se vogliamo sapere qual è la causa, dobbiamo andare all'origine di un sistema che inizialmente competeva l'industria sulla base dell'innovazione tecnologica, eccetera. Adesso nella globalizzazione il vantaggio dell'innovazione è relativo e temporaneo, perché poi le tecnologie rapidamente vengono diffuse in tutto il mondo. Su che cosa si compete? Sulla sicurezza e sulla salute. Questo è lo scandalo. Però facciamo l'esempio di Seveso, perché abbiamo sempre bisogno, qui siamo noi, di concretezza. Che cosa è accaduto lì? Lì a Seveso c'è stato questo grave incidente che ha portato alla diffusione della diossina, ma sono tanti, e qui troviamo un altro problema che è alla radice di tutte queste storie. La diffusione nel mercato, attraverso il mercato e poi nell'ambiente, di sostanze senza averne valutato appieno la innocuità o la pericolosità. Moltissime sostanze entrano nei processi industriali e quindi nell'ambiente senza che siano testate. Ma facciamo un ponte tra Seveso e la Valle del Sacco, visto che qui tra poco parleremo anche di quello. Lì abbiamo un'altra. Allora, la diossina era considerato un diserbante utile per l'ambiente, veniva prodotta diossina. Nella Valle del Sacco, il lindano, fino a 15-20 anni fa, si vendeva dal fioraio, si spargeva sui gerani, sulla finestra di casa, sul balcone, e poi è diventato l'elemento di un disastro. Allora è il marcio di questo sistema: il profitto prima della sicurezza, prima della salute, e così poi si arriva al conflitto quando il problema è esploso. Ma non si può arrivare qui, insomma, si parte da prima per risolvere la questione, certo, chiaramente, certo. Tu ce lo ricordi sempre. Dovendo parlare di pericolosità degli impianti, poi adesso con il collega da Milano saremo un po' più specifici. Gli impianti più pericolosi sono guidati, diciamo, in un'ipotetica lista da quelli petrolchimici o no? Tutti gli impianti, gli impianti della chimica di sintesi producono sostanze o sottoprodotti o prodotti di lavorazione che sono pericolosi, ma il panorama del rischio è tanto. Sentivo parlare anche di serbatoi di combustibili, lì abbiamo altri generi di rischi. Il discorso è che certi rischi sono incompatibili con la vicinanza della popolazione. E purtroppo è successo questo. In alcuni casi, storicamente, quando non c'era consapevolezza, e ritorno al caso di Colleferro, addirittura la città è nata intorno al polo industriale. In altre situazioni, invece, l'industria che è stata messa nella città, e in altre situazioni ancora è la città che nella sua espansione ha avvolto l'industria. Queste sono situazioni ingestibili, non è possibile pensare che con strumenti tecnologici si riesca a rendere compatibile la presenza di una popolazione di case di abitazioni con certi impianti che comunque rappresentano dei pericoli, sia nel funzionamento normale sia come rischi potenziali. Ma Zullo, però, se lei dovesse fare una graduatoria, no, dei siti più inquinati e più pericolosi in Italia, chi metterebbe ai primi tre posti? Ma io direi che la chimica, così come si è sviluppata la chimica petrolifera, è la più grande sorgente di sostanze tossiche. Però ripeto che non è soltanto la tossicità delle emissioni, a volte c'è anche appunto il pericolo, quello dell'esplosione.
Pensiamo anche alla situazione addirittura in cui non si può neanche parlare di cattiva localizzazione, quello che è successo a Grosseto, l'esplosione, e quindi c'è anche una situazione di rischio chimico dovuto al trasporto. Molti degli incidenti che hanno prodotto i fenomeni di inquinamento tra i più gravi nella storia sono sì. incidenti avvenuti durante il trasporto. E questo va assolutamente ricordato. Dottoressa Gentilini, torniamo a proprio il tipo di ricaduta concreta che insomma, il danno provoca sulla salute, sulla nostra salute. Lei ha iniziato a dire malformazioni fetali, la possibilità di aborti spontanei, poi insomma sappiamo che ci sono proprio delle mutazioni genetiche su cui voi state indagando, e non solo, ma anche il sistema endocrino che non funziona bene, malattie croniche. Ci spieghi un po' quali sono le... Allora, diciamo che la varietà delle sostanze inquinanti è estremamente varia, perché pensiamo che sono 100.000 le sostanze chimiche immesse nell'ambiente in quantità 100.000 quelle non di c'è fungo, salvezza poco allegri, che non sono state poi adeguatamente indagate. Adesso c'è il regolamento REACH che stenta poi a livello europeo, no, per la regolamentazione di queste sostanze. Però insomma i buchi neri sono tanti, e sicuramente abbiamo delle classi di inquinanti diciamo particolarmente preoccupanti e che abbiamo conosciuto meglio, a cominciare dalla diossina di Seveso. Ma la diossina non è una, è un insieme di molecole, una famiglia, sono 409 solo loro, con i policlorobifenili, cioè siamo sotto assedio praticamente. Cioè le sostanze chimiche, ripeto, che sono a centinaia, ecco, nell'ambiente di vita, di lavoro, creano problemi enormi. Creano problemi perché sono dentro di noi. Io mi chiedo questo, dottoressa Gentilini, esistono dei limiti di legge, no? Di immissione, ma non è che li adattiamo questi limiti alle esigenze, no? Guardi, questo dubbio c'è. Il problema dei limiti di legge, anche questo, diciamo, i limiti di legge per le sostanze inquinanti sono dei compromessi fra le conoscenze scientifiche del momento e quelli che sono gli interessi economici, ecco. Diciamo la verità. Ci ha spaventato a sufficienza, dottoressa, ma giusto che sia così, perché insomma bisogna che siamo avveduti se vogliamo pianificare per il futuro. La domanda che avevo nella mia testa, ma adesso coinvolgiamo voi che ci seguite, è come ne usciamo, come invertiamo il senso di marcia. Siamo sopraffatti, Michele. Non so se uscire da questo studio, cioè, io rimango qua a barriera. Chissà cosa circola, mi sembra buona qui. Chissà che circola qui, chissà cosa pensano i nostri telespettatori, Simone. Coinvolgiamo subito, e con voi che ci state seguendo da casa vogliamo disegnare una mappa del rischio, e oggi la domanda è piuttosto semplice: vivete vicino a un impianto che vi preoccupa particolarmente? Fatecelo sapere, e soprattutto diteci anche se siete impegnati in un comitato di difesa del territorio. Raccontatevi qui attraverso il nostro numero verde 822 88 96, oppure inviateci una mail a siamonoi@tv2000.it, venite a trovarci su Facebook oppure su Twitter attraverso il nostro profilo @siamonoi tv2000. Bene, bene Simone. Allora, Menduni, quali sono gli impianti più pericolosi in Italia? Allora, facciamo un attimo una disamina. Nell'inchiesta che abbiamo realizzato con la collega Anna Maria Coluccia, che ringrazio, in Italia ci sono 1016 impianti a rischio. Di questi 524 sono considerati ad alto rischio, cioè per la quantità di materiali che lavorano, per il tipo di procedimenti che adottano, sono particolarmente rischiosi. Che cosa succede? Che cosa ha evidenziato questa nostra inchiesta? Primo, io sono stato personalmente a Ravenna, dove c'è il numero di impianti pericolosi più alto d'Italia, e a Porto Marghera, oltre che a Genova. Ci sono evidentemente situazioni differenziate, come ha detto qualcuno tra gli ospiti che mi ha preceduto. A Ravenna, ad esempio, il porto è leggermente fuori dalla città, anche se poi la conurbazione ha raggiunto anche quella parte lì. Marghera è staccata, Genova è il caso più preoccupante, perché gli impianti sono proprio dentro la città, uno si affaccia al balcone e vede il serbatoio, vede l'impianto davanti a sé.
C'è però un'altra considerazione che volevo fare. Io ho fatto anche una chiacchierata con Alessandro Bratti. Bratti è il direttore dell'ISPRA, cioè dell'istituto, esatto, dell'istituto che si occupa della ricerca e della protezione ambientale. E dice: in Italia siamo riusciti ad arrivare a un punto abbastanza soddisfacente di controllo degli impianti più pericolosi. Perché? Perché sono più sottoposti a verifiche, perché sono più sottoposti a controlli. E quindi il rischio per assurdo sono, diciamo, potenzialmente più rischiosi, ma sono tenuti molto sotto controllo. C'è poi però una pletora di impianti, diciamo, di medio rischio, dove magari, che vengono magari controllati una volta ogni 10 anni, non basta, non ci sono le forze per fare sufficienti controlli. E allora quelli sì diventano pericolosi. Io, se mi permetti, volevo dire ancora una cosa, un dato che forse qualcuno conosce, qualcuno no. In Italia, negli impianti che si occupano di rifiuti, di raccolta differenziata, eccetera, ci sono stati 280 casi di incidenti e di incendi in 3 anni, un numero spropositato. C'è stata anche un'inchiesta parlamentare. Questi sono impianti, diciamo, a medio rischio. In alcuni casi, ahimè, e lo sappiamo, c'è anche l'ombra della criminalità organizzata, ma in tanti casi sono impianti che non sono sufficientemente verificati e allora sono stati spinti oltre le loro possibilità, oppure non sono state fatte sufficienti manutenzioni, e si creano dei rischi, ripeto, per assurdo, più in impianti medi, meno controllati e meno verificati, rispetto a situazioni più grandi dove forse, probabilmente, siamo riusciti a È interessante quello che ci stai raccontando, che apparentemente è un paradosso. Così alcune situazioni le hai nominate e, insomma, le hai anche molto ben localizzate. Le situazioni di maggiore rischio, anche alla luce appunto di questo paradosso, dove le avete riscontrate? A sud, nel centro, a nord? Allora, è abbastanza diffusa la problematica, nel senso che c'è al sud abbiamo altri tipi di problemi, al nord abbiamo oggettivamente un'espansione industriale molto, molto connotata, soprattutto in certe aree del nord. Direi che però i problemi si verificano un po' dappertutto, i luoghi sono assolutamente variati, ci sono dei porti, come non c'è dubbio che siano Genova o Ravenna, che ha il suo porto industriale, o Porto Marghera, ma ci sono anche ampie zone della Lombardia e del Piemonte, in Val Padana, dove ci sono molti di questi impianti e, ripeto, alcuni di questi, sia quelli a altissimo rischio, diciamo, ma anche quelli a medio rischio, che sono particolarmente diffusi, creano delle notevoli preoccupazioni e infatti periodicamente poi ci troviamo ad affrontare incendi, incidenti, a volte anche con esito tragico, come abbiamo visto anche in epoca recente. Io ho seguito con attenzione Menduni perché, come dire, al di là del rischio diffuso, no, di questi impianti complessi e che emanano sostanze tossiche, pensavo alla vicenda della raccolta differenziata, che mi sembra, no, surreale. Si fanno quegli impianti per ridurre la massa dei rifiuti e poi non si fa manutenzione adeguata, e questo è un altro paradosso italiano. Ma poi pensavo, cara dottoressa Gentilini, ai nostri organi. Il polmone è il più colpito, no? Sì, il polmone è più colpito, ma direi che non si salva nessuno, purtroppo, certo, da questo punto di vista. Anche perché molte di queste sostanze agiscono come interferenti endocrini, quindi vanno, diciamo, ad alterare delle funzioni delicatissime, che sono le funzioni riproduttive, le funzioni metaboliche, quindi aumento anche del rischio di diabete, di ipertensione, di obesità, di malattie neurologiche, il cervello in via di sviluppo in particolare. Quindi bambini. Certo, e dall'altra parte gli anziani, no? In utero, a proposito degli anziani, si stanno indagando malattie, demenze come l'Alzheimer, malattie parkinsoniane. Sì, allora, il Parkinson, per esempio, è stato riconosciuto come malattia professionale in Francia per esposizione a pesticidi, ecco. E l'industria chimica. Non mi sento chiaramente benissimo io. Però io voglio passare questo messaggio: i problemi si risolvono quando li conosciamo. Certo. Io ho sempre fatto il medico in ospedale. Se uno non fa una diagnosi corretta delle situazioni, poi cerca delle cure che ovviamente... Certo, adesso però li conosciamo da un po'. Quindi bisogna... Sì, ma non li conosciamo, sono d'accordo con... non c'è questa coscienza nelle persone e anche, diciamo, delle volte
diciamo pure anche nelle istituzioni, ecco, perché di fatto si continuano ad autorizzare impianti e diciamo infrastrutture che sono, per cui la gente giustamente si preoccupa. Tanto per fare un esempio, ad esempio a Minerbio si autorizza l'immissione, lo stoccaggio di gas a sovrappressione rispetto a quello che... Quindi è chiaro che e con tutto quello poi anche dei rischi dal punto di vista geologico sono documentati, aumento dei rischi di terremoti. È stata chiarissima, qui dicendo, manca proprio anche da parte della situazione una visione di futuro adeguata, però chi ha una coscienza ambientale molto forte, sono i nostri tre ospiti che sono qui, Letizia, Vincenzo e Mimmo, che hanno come minimo comune denominatore, anzi massimo direi, la lotta contro l'inquinamento ambientale. Da dove venite? Ci ricordate esattamente? Parto da lei, Letizia. Noi veniamo da Nagni. È in provincia di Frosinone. Che area è? Che zona è? Ricordiamo. La Valle del Sacco. Quindi, e abbiamo detto tutto. Cioè, iniziato tutto. A dire qualcosa anche Andrea, però insomma... Infatti, ci stavamo confrontando prima. E noi tre abitiamo proprio vicino a una fabbrica, che era una fabbrica di pneumatici, e in più avevano costruito in questa fabbrica un inceneritore anche, a servizio della fabbrica, che poi tutt'altro è diventato, perché bruciavano le gomme esterne, e in un certo qual modo nel 2009 abbiamo scoperto che ci facevano pure la sperimentazione della bruciatura del Carflaff. Il Carflaff è le parti meccaniche delle macchine, le parti non di ferro ma tutte quelle di plastica, quindi tutte plastiche che sono miste le bruciavano là. E noi, già che io sono 44 anni che vivo proprio vicino a questa fabbrica, loro due di più di me, e quindi abbiamo vissuto il disagio di vivere vicino a una fabbrica, perché cascava sempre tutto del nero, ci ritrovavamo sui davanzali, sugli abiti, sulle verdure. Era tutto molto visibile. Tutto molto visibile, però non sembrava una cosa normale. Finché poi è arrivata la consapevolezza nel 2009 che non si poteva stare, cioè era un disagio diverso, era. E una mattina una parte di questo dove passava il negrofumo, praticamente la polvere nera per la costruzione delle gomme, e si ruppe una notte. E quindi ci siamo trovati avvolti da sta bomba nera, e da questo è cominciato tutto quanto, perché poi noi abbiamo visto che le istituzioni non correvano in nostro soccorso, ma correvano in soccorso di chi aveva causato questo. E questa cosa vi ha fatto arrabbiare, no? Ci ha fatto questo arrabbiare. Anche Mimmo e Vincenzo, in prima persona siete scesi, insomma. Letizia, sì, ci ha detto vivere lì non è stato semplice in tutti non questi anni. Non è stato semplice, perché io ho lavorato pure in questa fabbrica 20 anni. Allora io facevo l'autista, allora 50 anni, 60 anni fa, perché ho 80 anni. Lei ha 80 anni? 80 anni. Complimenti. Grazie. Però il problema è che io facendo l'autista di notte stavo in montagna, in mezzo alla neve, stavo bene. Alla fine feci questa richiesta di andare a lavorare in questa fabbrica, che stavo là a fianco. Fu accettata e mi misero nella vulcanizzazione, poi c'erano le gomme, però a fianco c'erano le camere d'aria, sì, che oggi si fanno quasi più, sono tubeless e via. Però là quella c'era, venivano cotte in mezzo quasi al talco, c'era una polvere, non c'erano respiratori, tra la vulcanizzazione, i vapori. E là, però se stava bene, perché io facendo l'autista avevo 100.000 lire al mese. Ecco, questo è il ricatto però, no? Esatto, di cui parliamo esatto, sempre. Esatto, esatto, lo stavo per dire. Entrando là, dopo i 15 giorni di prova, ho preso 350.000 lire. Che insomma però faceva la differenza. Ignoranti dell'inquinamento. Però dopo quegli anni, oltre a stare là dentro, ma io stavo al fianco, confinavo con la fabbrica. Loro stanno alla parte di sotto della casina, io stavo alla parte interna, alla parte di sopra. E là quegli anni non si stava bene nemmeno a casa. D'inverno andavo a podare un albero di frutta, ti facevi le mani nere. Ce lo stava dicendo le tette, esatto, il nero fumo l'ha chiamato. Ma dopo non solo, quando hanno messo questo termocombustore, voi non mi potete credere, io stavo al punto con la tramontana, col vento che veniva verso casa, non potevo stare. Io ero... Se volevi vendere non la comprava nessuno sta roba.
e stavo vedendo di abbandonare e andarmene. Addirittura. E invece avete fatto, capito? Altro, siete scesi in prima persona, vi siete mossi voi in attesa. Mano a mano, uno volevo io... sentire anche il suo collega, perché sì, siete sì. Un terzetto bello forte. Che avete deciso di mi fare... sono preoccupato a vederla così, tutto bene? Il collo tutto a posto? Il collo per adesso diciamo che sta tutto a posto, però ancora non possiamo dire è finita. Comunque speriamo sempre, perché si dice che la speranza è l'ultima a morire. Perché avete deciso di darvi da fare voi? Non ho capito. Perché avete deciso di essere voi a darvi da fare, di scendere voi insomma in campo? Perché ci siamo svegliati, magari tardi, ma ci siamo svegliati, perché bello. Ci dovevamo svegliare 40 anni prima. All'inizio abbiamo dormito perché eravamo ignari delle conseguenze di tutto ciò che stavano facendo. Che io cosa state facendo quindi adesso? Voi tre e tutti gli altri, perché so che non siete solo voi tre, voi siete insomma i capitani di questa avventura. Che cosa state facendo in concreto per difendere quel territorio? Noi ce la stiamo mettendo tutta, coinvolgendo tutte le istituzioni, però purtroppo le devo dire con tanta amarezza e con tanta mare in bocca che le costituzioni, tutte le istituzioni, troviamo sempre un muro di gomma, perché noi abbiamo interpellato, quando ci fu l'uscita del nero fumo che diceva prima Letizia, noi abbiamo interpellato, se posso leggere, tutti gli enti dal basso all'alto. Li diamo per acquisiti, diciamo, perché lei, me lo dia a me, li leggo io velocemente, va? Venga, meglio via qui. Intanto lei ci ha spiegato che fate anche dei controlli, voi di persona andate a fare dei controlli, sì, capisco sì. Bene? Ma noi abbiamo fatto fare un blitz a sorpresa dal capitano allora dei carabinieri di Anagni, tanto allo stabilimento della costruzione pneumatica, tanto all'inceneritore. L'hanno presi con le mani nel sacco, dopo anni che facevamo battaglie, che non era mai possibile verificare ciò che si verificava, finalmente l'hanno presi. I carabinieri fanno un esposto, lo mantano in procura, hanno chiesto il sequestro dell'impianto. Non è successo niente, non ha sequestrato nessuno e tutto è finito lì, perché il sindaco di Anagni, il tribunale di Frosinone, lo Stato, la Regione... C'è tutto qui, lì c'è scritto ministeri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quella è tutta verità, abbiamo mandato tutta una relazione scritta con delle fotografie allegate. Sapete di quanti di quelli che stanno scritti lì ci hanno risposto? Nessuno. Triste la notizia, tre volte l'ho chiamata. Ancora sto aspettando che viene, sono passati 9 anni, intanto noi siamo con un'ordinanza del sindaco che non possiamo coltivare i terreni, non possiamo coltivare frutta, ortaggi e non pazzesco, possiamo tenere gli animali allo stato pazzesco. Bravo. Qui dottoressa, altro che consapevolezza, tra l'altro loro partono da una vicenda che poi magari pagarli. Cercheremo di ricordare, insomma ricordiamo tutti quelle mucche morte insomma che rappresentavano fonte di, anche di guadagno, ma non solo, per il territorio. Io ho una domanda, scusi, ecco, Michele, dottoressa, sì. Non dico, ma li vedo arzilli, gagliardi e tosti, ma le difese, le difese immunitarie dell'uomo sono talmente forti che in uno stato di difficoltà poi domanda. Uno riesce a recuperare, anzi, una capacità di combattere i fenomeni avversi con più facilità, oppure mi sto inventando sta cerca storia. La speranza io sempre in mezzo al caos purtroppo le difese immunitarie in questo caso diciamo non si qui diamo atto che i nostri amici sono molto svegli, combattivi e reattivi, ecco. Ma credo che questo vada ascritto al loro carattere e non certo al fatto che si sono... Sicuramente scattano, come dire, sicuramente quando uno appunto si sveglia come loro hanno fatto, scattano delle risorse psicologiche perché uno capisce che è a rischio la salute dei propri figli, la propria famiglia, quindi scatta qualche cosa, ma non è assolutamente che possiamo come dire, illuderci che l'inquinamento alla fine ci possiamo adattare. Perché si tratta di cambiamenti che sono intervenuti in tempi troppo rapidi e non sono in quelli che sono i tempi della natura in cui certamente ambiente e diciamo assetto genetico hanno interagito fra di loro. Ecco, quindi... Pensavo ai nostri nonni che stavano sempre col cammino acceso. Sì, però avevano tanti altri inquinanti e tanti altri pericoli in meno, ecco, per cui... È tutto l'insieme che fa la differenza, Andrea, poi tra l'altro... Abbiamo deciso di stare buoni e dobbiamo smettere di fare questo lavoro, già abbiamo deciso la data, 3 giorni dopo che siamo morti. Bella, ci è piaciuta questa ragazza, ci è piaciuta. Non si fermano, ma io vi consegno la lista. Non si fermano i nostri tre amici. Volevo precisare che là quelle sono raccomandate.
e al Presidente della Repubblica. La raccomandata non si paga, per dirlo in pubblico. Ah, buono. Noi sospese che avevamo... è una cavolata quella, Però il Presidente della Repubblica, la raccomandata non si paga. Comunque su quella lista. Letizia, un solo istante, perché io vorrei aggiungere, perché il tempo corre, sì, sì. E mi dispiacerebbe terminare la nostra riflessione senza ricordare un dato, mi dispiace Michele, abbastanza allarmante, che noi, poi vorrei coinvolgere anche Menduni su questo, stiamo ancora aspettando il famoso deposito di stoccaggio dei residui nucleari, insomma delle fabbriche, degli impianti nucleari, che non esiste ad oggi. Dove sono quelle? Sono ancora presso gli impianti, chiusi ormai da qualche decennio. Quindi i rifiuti sono in sicurezza? Sì, ma questa è una buona notizia. Questo aggiunge a quello che dicevamo all'inizio, che non è una questione di leggi o di tecnologie, eccetera, perché questo è un problema a livello mondiale. Si è intrapreso tutto il percorso nucleare senza aver previsto cosa fare delle scorie. A livello mondiale, ad oggi, non esiste un deposito sicuro delle scorie radioattive. Da nessuna parte? E non si sa se potrebbe esistere, perché è un'impresa al di fuori dell'immaginabile, perché sono scorie che devono essere conservate per decine di migliaia, se non 100.000 anni. E quindi è una cosa, ci stai dicendo che nessun paese del mondo si è pensato a una sorta di... È una cosa che va oltre la durata della civiltà umana, che abbiamo 12 anni. Scusami Andrea, anni. Però io non capisco una cosa, i progetti del deposito di stoccaggio ci sono? Non ci sono siti sicuri riconosciuti, ecco. Sono tutti stoccaggi temporanei, provvisori, e ci sono sperimentazioni a livello mondiale su un numero di siti che potremo contare sul palmo di una mano. Insomma. Menduni, vogliamo aggiungere qualcosa anche su questo? No, perché questo argomento lo conosco. Dunque, l'ISPRA, sempre l'ISPRA, da 2 anni ha pronto un documento in cui si individuano in Italia quelle che potrebbero essere le località dove installare questo deposito nazionale. Perché non è mai uscito? Lo capiamo benissimo, perché in questo paese o si vota o c'è qualche scadenza o c'è sempre il timore, comprensibile, che poi i cittadini delle zone individuate inizino a rivoltarsi. Io ho vissuto un'esperienza controcorrente, quella della Francia, sono andato anche a visitarlo. C'è un deposito nel nord della Francia, loro l'hanno risolto questo problema, conferiscono lì tutti i rifiuti. Dove si trova il deposito? In che parte? Nel nord? Dove? Si trova relativamente vicino a Parigi, si trova relativamente vicino a Parigi, un centinaio, 150 chilometri. Loro l'hanno fatto, e come hanno fatto? Non stiamo a nascondercelo, perché io ho parlato anche con i sindaci della zona. Hanno coperto d'oro le popolazioni che si sono alla fine, ecco, prestate. È tutta una questione di denaro, mi pare di capire, è sempre lì interessi economici. Menduni, noi sa che facciamo, ci affidiamo ai giovani, insomma una nuova cultura ambientale e ambientalista, ed è questo un assist per il mio amico Michele, perché di giovani si parla anche nello spettacolo. E cosa buona e giusta al Sistina qui a Roma in questi giorni, tante critiche positive, meravigliose, sì, tanta musica, tante coreografie. Mi piaceva l'idea di poter parlare ai ragazzi, dargli un po' di speranza, anche perché oggi se no parliamo sempre di cose negative, invece un po' un sorriso attraverso le nostre esperienze, comunicargli la bellezza dello stare insieme, del parlare, del dialogare anche così, guardandoci in faccia, senza dover passare attraverso questi mezzi meccanici che ormai sono diventate delle protesi delle nostre braccia. Guardavo prima la locandina, stai bene vestito da prete, Ma io ormai, insomma, sono nelle aspirazioni, sto parlando con mia moglie spiegandole che questa vocazione tardiva, insomma, si può risolvere. No, è uno spettacolo che vede sul palcoscenico 30 ragazzi che mi accompagnano insieme a Andrea Perrozzi, c'è la direzione artistica proprio del direttore del Sistina, che è Massimo Piparo, e la regia di Andrea Palotto. È uno spettacolo che io vado a trovare questi ragazzi all'interno di un oratorio. Mi piace l'idea di ripercorrere le tappe che sono state quelle della mia infanzia, quando io ho approcciato il teatro stavo in un oratorio e gli spiego, cerco di spiegargli attraverso le mie esperienze, attraverso anche i miei errori, le insoddisfazioni, le difficoltà, i vari passaggi necessari per arrivare a una soddisfazione, cioè per scegliere cosa fare da grande. È importante che ci sia una grossa passione, ma anche consapevolezza, ci deve essere un po' di curiosità in questi giovani, perciò anche nel tema
per il tema ambientale, importante è sapere per poter combattere una cosa. Se invece viviamo nel nostro limbo, che è quello dei social, degli amici e soltanto le siamo cose, messi male. Siamo messi male. Uno sprone, tante risate fino al 20, musica, cantiamo delle canzoni, tante coreografie al Sistina, cosa buona e giusta fino al 20, io aspetto, poi insomma fa dialogare le generazioni, i ragazzi di ieri, quelli di oggi, tutti insieme sul palcoscenico. Ti ha segato la battuta, volevi dire qualcosa? No, è uno spettacolo molto divertente, però la cosa che mi colpisce di più è che tutti quanti dicono: ma questi dovrebbero vederlo i ragazzi, questo spettacolo. È veramente un messaggio gioioso, positivo. Io voglio parlare come parla sono straordinario anche spettacolo. Questo e noi Gabriella. vogliamo venire aspetta. E vogliamo anche andare in tante piazze, perché l'avete riconosciuta Lea Zalea, e sapete anche che domenica 13 maggio la festa della mamma, e dunque di noi mamme, 20.000 volontari dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, dell'AIRC, in 3.700 piazze, saranno lì con la Zalea della Ricerca, che è molto più di uno splendido colorato fiore. È un regalo speciale per la mamma, perché grazie alla vendita di questo fiore, da oltre 30 anni l'AIRC contribuisce a migliorare la prevenzione, la diagnosi, la cura dei tumori femminili. Allora potete cercare la piazza più vicina a voi collegandovi sul sito www.airc.it, oppure potete chiamare il numero verde 840 001 001, 840 001 001. Il 13 maggio, festa della Zalea, festa della ricerca, festa della mamma. Auguri alle mamme. 13:50 domani. In quale?